E non si può certo dire che quest'anno il campionato di promozione sia carente di aspettative e di qualità. Prendete questa sfida al Comunale di Borello, per esempio, si affrontano il Valessario ed il Diegaro, protagoniste quest'estate di tanti duelli sul mercato ed ora pronte finalmente a darsi battaglia anche sul terreno di gioco. In realtà il Valessario ha iniziato bene il suo campionato con 4 punti nelle prime 2 partite, il Diegaro invece no, ha incassato 2 sconfitte, dunque aveva sicuramente maggiori motivazioni rispetto ad un Valessario che inizia con questa conclusione di Montanaro, alta sopra la traversa, ma 2 minuti più tardi, è il terzo minuto, passa in vantaggio il Diegaro con questo colpo di testa di Severi sugli sviluppi di un calcio di punizione e anche di una dormita della difesa del Valessario, il pallone che spiove in profondità tutto solo davanti al portiere Gentilini che nulla può nella circostanza. E dunque Diegaro che colpisce a freddo il Valessario, un Valessario che impiegherà sostanzialmente tutta la prima frazione di gioco per abbozzare una seria reazione, anzi è il Diegaro che segna ma a gioco fermo con questa conclusione di Davide Milanesi, un offside evidente, il suo. Un Valessario che ci prova dalla distanza anch'esso con Bendoni, una conclusione che abbiamo visto effettuare tante volte nella sua carriera da parte del numero 3 giallonero. Altra conclusione dalla distanza, questa qua effettuata da Esposito, pallone che termina sul fondo del campo, poi ci spostiamo nella ripresa, è entrato Zattini a dare maggiore peso all'attacco del Valessario e subito si vedono i benefici, prima occasionissima al secondo minuto, altra occasione con lo scambio con Montanaro, pallone su cui si supera nella circostanza Golinucci. Un Valessario che insiste, altro scambio con Zattini che questa volta tira troppo centrale, nulla da fare per lui. È un Valessario che comunque ci crede, spinge per cercare il pareggio, il pallone controllato con questa battuta dal limite dell'area di rigore effettuata da parte del numero 8, si trattava di Piraccini, reclama un rigore ma le braccia del difensore del Diegaro sembrano assolutamente appoggiate al corpo, dunque ci sentiamo di condividere la decisione del direttore di gara, mentre invece sbaglia tutto nella circostanza Gentilini, esce malissimo l'esperto estremo difensore del Valessario e spalanca le porte per la rete del Barba Storti che si ritrova praticamente soltanto da appoggiare in fondo al sacco un pallone comodissimo, non fallisce nella circostanza ed il Diegaro così si porta al raddoppio. Eravamo al 25esimo minuto, l'ultima mezz'ora di gioco si sviluppa senza troppi sussulti tranne questo intervento di Montanaro che sfiora il gol dell'1-2 ma abbatte al contempo anche il portiere Golinucci. Nulla da fare per il Valessario che così incassa una sconfitta nel big match con il Diegaro. Il Diegaro passa per 2-0.